abbiamo fatto l'autore, perché dobbiamo salutare e ringraziare anche gli amici che ci vedono in streaming in questo momento sul canale YouTube, e quindi insomma siamo un pubblico allargato anche per quelli che ci guardano da casa. È bellissimo, allora è arrivato il momento davvero di cominciare. Io mi metto qui vicino a questa bellissima scenografia dedicata al Natale e davvero tentiamo di resettare per un po' tutte le brutte cose che abbiamo visto in questi giorni e vogliamo davvero viverci una serata in spensieratezza e divertirci, soprattutto omaggiare e ringraziare questi atleti che sono qui stasera, che ci vogliono davvero far vedere quello che hanno imparato in questi anni, in questi giorni, in questi mesi. Sono quelli più piccoli, quelli più grandi. È arrivato il momento quindi di fare l'applauso al pattinaggio artistico di Montecchio Precalcino. Partiamo! Partiamo! E partiamo dal Quartezzo Project Junior. E proseguiamo con il gruppo agonistico 2. Momento di suspense. Artistico 1, 2 e 3 in pista, appena riusciamo a destreggiarci naturalmente tra le uscite, certo. Ciao gruppo agonistico 2, adesso appena riusciamo naturalmente a far uscire tutti quanti i bambini dei primi passi, adesso accogliamo anche il gruppo artistico 1, 2 e 3. Stiamo cercando di fare tutto naturalmente nella massima sicurezza, quindi è veramente un miracolo essere qua, è vero? Poi posso dire una cosa, eccole qua, dai, fate l'applauso al gruppo artistico, artistico 1, 2, 3. Ciao! Ah, siete in tanti, Buonasera! Ciao! Tutte queste belle lucine, siete già illuminate belle a Natale. Guardate che meraviglia! Abbiamo anche un lui e anche un lui. Guarda di qua. Ciao! Poi tenteremo di fare anche l'urlo dietro la mascherina, che è una novità assoluta. Dopo 2 anni proveremo a fare anche questa novità. Ciao! Eccolo qua. Vedete questo? Ma posso dire che sono molto molto emozionati gli atleti, li ho visti belli, un po' attesi dietro le quinte, ma questa è la bellezza insomma anche del nostro saggio di Natale che ritorna felicemente. Adesso abbiamo un quartetto e dovrebbe arrivare fra qualche istante, che è il Quartetto Project. Eccole! Le tre ragazze del quartetto. Buonasera ragazze, eccole. Adesso abbiamo il gruppo preagonistico.
quartetto Four Project. Ta-da. Ecco. E ancora il gruppo agonistico 3, e che salutiamo. Il Four Project, intanto naturalmente si dirigono verso l'uscita e quindi siamo pronti anche ad accogliere i prossimi protagonisti che, vi ripeto, sono qua, ecco quelli del gruppo agonistico 3. Intanto riscaldo un po' nel camino. Ah, senti che bello, che bel cartuccio. Bene, adesso è arrivato anche il momento invece di accogliere con noi una coppia di Buzio Andrea e Anna Sartori. Senti qua la clap, ho sentito che ha urlato, dai fammi sentire un urlo ancora, dai. Dai che cominciamo un po' a caricarci. Ciao ragazzi, ben ritrovati, che bello vedere, siete sempre più alti, man mano che io che passano gli anni siete sempre più grandi. Va bene, abbiamo anche il gruppo Forever Young, sempre giovani e belle, sempre giovani e belle. Guarda, delle ragazzine, siete delle ragazzine, va bene. Grazie. Adesso abbiamo anche il gruppo Project Junior che tra qualche istante si appresta ad entrare. Eccole qua. Applauso. Dai. Mi raccomando, datemi una mano, sempre applauso, applauso, perché io ho davvero bisogno, ecco, così ci aiutiamo a vicenda, io e voi, voi ed io con le parole e voi con gli applausi, così tentiamo davvero di far sentire l'energia di questo Natale, ce n'è davvero tantissimo bisogno. Con grande piacere adesso accolgo in pista il gruppo agonistico 1. E adesso chiudiamo questa nostra prima carrellata di presentazioni con il gruppo Divisione Nazionale. E questa era la società, fate un applauso a tutti gli atleti che sono dietro le quinte, che mi sentono e sono emozionati. Io intanto guadagno anche il centro della pista perché con grande piacere, visto che ho presentato la società di pattinaggio artistico, vi presento anche la tua presidente, ed è Marica Traforetti. Marica Vieni accompagnata anche dall'assessore allo sport Simone Gasparotto, che invito naturalmente qui con noi sulla pista. Grazie, applauso, applauso forte, sono momenti difficili, ma ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta sul fil di lana, come si dice, no? Sul fil di lana. Allora, prima la padrona di casa, Simone, Marica Traforetti. Marica, a te il microfono. Dai. Buonasera a tutti. Finalmente ci troviamo dopo 2 anni di pausa. Non sarà un saggio come tutti gli altri, ma almeno posso dire che ce l'abbiamo messa tutta per farvi vivere qualche ora di emozione e di svago. Abbiamo trascorso 2 anni molto difficili e complicati, ma la nostra società non si è mai arresa. Ci siamo districati tra 1000 DPCM, protocolli, cercando di dare continuità all'attività agonistica dei nostri figli, sempre nei limiti di regolamenti consentiti. Però lo sport è fondamentale per la crescita dei ragazzi, il tutto nel pieno rigore e assumendosi grandi responsabilità. Molte volte ci avrete considerati anche fin troppo severi e prudenti, ma questa linea ci ha permesso di gestire tutto con la massima attenzione ed evitare i contagi che sarebbero diventati dei veri focolai.
La nostra società quest'anno conta più di 100 iscritti. È un trend in continua crescita che mi sta dando molta soddisfazione e orgoglio, soprattutto perché ho la fortuna di essere supportata da degli ottimi allenatori, capaci di trasmettere a questi ragazzi tutta la bellezza del nostro sport. Concludo volendo salutare gli atleti che questa sera non sono potuti essere presenti, ma che fortunatamente ci possono seguire da casa in diretta streaming. Chiara, Isabella, Angela, Valentina, Aurora, Giorgia, Gaia, Victoria, Ilaria, Sofia, Katia, Valeria, Samantha, Laura, Serena, Elisa e Rodolfo. Ci sarà un'altra occasione per rivedervi qui in pista. Vi aspettiamo a braccia aperte. Passo la parola all'assessore allo sport per un saluto. Grazie Marika e grazie anche a tutti voi, credo che dopo due anni ci ritroviamo in questa splendida scenografia, in questo splendido ambiente e anche con le dovute precauzioni, però almeno abbiamo un attimo e una serata di allegria dopo questi periodi anche un po' difficili, giustamente come avevi detto. Porto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco in prima persona che è impegnato per altri impegni amministrativi fuori comune. Porto veramente i saluti sinceri ai nostri, Marika, lo sai che noi vi siamo sempre vicini, siamo vicini a tutte le associazioni di Montecchio Precalcino, abbiamo fatto degli investimenti veramente importanti a livello economico e anche a livello di risorse umane. Lo sappiamo che lo sport per noi, insieme alla cultura, insieme al sociale, insieme a tutto, ma è messo in prima fila perché? Perché lo sport, come giustamente hai detto te, porta poi anche aggregazione, porta un attimo di felicità, porta anche oltre al beneficio fisico ma anche lo stare assieme. Oltre 100 ragazzi che avete qui a Montecchio, tra ragazzi e ragazze naturalmente, è un traguardo veramente encomiabile che vi fa e ci fa orgogliosi anche del nostro paese, sia a livello territoriale perché giustamente come le altre società sportive che abbiamo, so che portate il nome di Montecchio Precalcino in giro per l'Italia e anche con molto, molto, con buoni risultati. Un grazie e un applauso veramente va fatto questa sera al pattinaggio artistico ma in generale allo sport a Montecchio. Dicevo prima, e poi sarò breve, abbiamo veramente investito in questi anni perché voi potete usufruire anche della nuova struttura che abbiamo in via Cavedagnona. Lo so che è una nuova struttura, ha le sue difficoltà, però ce la stiamo mettendo tutta. Come amministrazione comunale ogni giorno ne parliamo. Vi chiedo anche a voi di portare un po' di pazienza. Lo so che saranno mesi un po' difficili, però è una struttura che anche per noi dell'amministrazione è stata una sfida. Prossimamente faremo dei lavori esterni, come vi abbiamo detto, che è giusto siano fatti anche perché lì si sta aggregando, secondo me, il secondo polo sportivo di Montecchio Precalcino. Uno è qui, con lo splendido palazzetto che abbiamo, e uno è là con il calcio, con voi, con l'hockey e con altri sport che si aggiungeranno, come ve lo abbiamo sempre detto. Dunque vi chiedo, e poi concludo, portate un po' di pazienza. Sarà dura qualche mese, lo so che sono i mesi freddi, però ci sono state e ci sono delle difficoltà, ma le supereremo anche queste. Voglio farvi complimenti anche per la scenografia, perché ogni anno vi superate. Ogni anno è veramente bella, grazie a voi, grazie a chi collabora con te, Marika, a tutto lo staff, perché so che ne hai tante. Un grazie veramente a tutti. A chi vi ha permesso anche la splendida serata di questa sera, un augurio da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale di un sereno Natale. Non so neanche io se dirvi un buon 2022 perché lo spero di cuore, lo spero che finalmente riusciamo a dire un po' di Covid se riusciamo messi da una parte, speriamo. Buon spettacolo e grazie ancora a tutti voi. Simone Gasparotto, assessore allo sport del comune di Montecchio Precalcino. Grazie Marika Zaffoletti, devi aggiungere qualcosa posto così? Ok, grazie. Grazie ai nostri ospiti, le autorità, grazie mille. E allora,
vorrei gli amici da casa, vorrei dire così, gli amici di YouTube, è una novità questa, no, davvero è bellissima questa scenografia, io vi devo mettere insomma in posizione anche di sicurezza perché adesso devo presentarvi già il primo numero e quindi partiamo ufficialmente, augurandovi una buona serata, io vi dico che siamo pronti per un quartetto, che è il quartetto Project Junior, applauso iniziale per loro, così si calcano belli, belli, eccoli qua. Formato da Asia, Elena, Deva e Matilde che hanno ottenuto buonissimi risultati nella stagione classificandosi secondo al campionato regionale svoltosi a Montebelluna e al primo posto al campionato italiano a ICS, applauso se lo meritano perché sono arrivate prime, svolto lo scorso mese di novembre a Firenze e allora buon galà natalizio, partiamo con il gruppo, il quartetto Project Junior. Sì, quartetto Project Junior, eccole qua, ragazze, ma prima Firenze, ma scusa, ma com'è andata? Cioè, questa è stata una bellissima emozione, no? Com'è stata? Bella. Dai, un applauso perché adesso sono pure il fiatone, però insomma questa è stata davvero una cosa pazzesca, prime, insomma, Firenze, prime classificate, bellissimo, grazie per aver riproposto insomma, la vostra bravura qui in pista. Project Junior, applauso! Grazie.
con la voce di Adele, insomma, che ha accompagnato tutte queste bellissime performance delle nostre atlete. Ah, ma qua stiamo sistemando un po' tutto, perché arriva un momento davvero speciale, perché in pista troveremo gli atleti più piccoli. Mamme, papà, siete pronti? Nonne, zie? Sì, dai, cellulare, via, pronti tutti quanti a filmare. Ecco, perché loro si sentono, allora, felici, coraggiosi e spediti. È il gruppo Primi Passi, che tra poco arriverà qua. E insomma, loro in poco più di 2 mesi hanno già assaporato quelle che sono, sai, le emozioni proprio dei veri pattinatori. E adesso scendono quindi in pista ufficialmente con il pubblico. E questa sera li vedrete, belli, leggiadri, bianchi, perché saranno proprio gli angeli della società. E sono qua. E allora, davvero con tutto l'entusiasmo possibile, perché questi saranno i campioni del futuro, il gruppo Primi Passi! Close my eyes and I can see a world that's waiting.
Il gruppo Primi Passi, eccoli qua, eccoli qua. Mamma e papà sulle mani, dai. Ciao. E allora, intanto devo salutare, anche so che ci sono delle new entry, quindi Matilde, Denise e Giorgia, vi diamo il benvenuto. No, tra i gruppi, che così allora li salutiamo ufficialmente. Ecco, va bene. Le new entry della società, va bene. Grazie, salutate in camera, dite ciao. Ecco, perfetto. Salutiamo anche gli amici a casa. Bene, bene, bene. Fatte, grazie naturalmente agli operatori di ripresa, al nostro fotografo che vede impegnatissimo. Grazie infinite. Immagino che bisognerà recuperare un po', insomma, di scenografia sparsa in giro per la pista. E poi vi presenterò naturalmente anche il prossimo gruppo che arriverà qui. Bene, bene, bene. Vedo che ci sono naturalmente anche... Ecco. Come va qua, ragazzi? Tutto a posto? Bene. Come va sugli spalti? Dai! Ce la stiamo mettendo tutta, Ce la stiamo mettendo tutta qua. Comunque vi devo dire la verità, questo è il mio primo saggio di patinaggio dopo 2 anni, quindi anche per me è un ritorno, quindi con grandissimo piacere e un onore, insomma, ripartire da qua, speriamo sia una ripartenza, davvero ce la vogliamo ripetere come un mantra nella nostra testa. Va bene, allora sono pronto anche a parlarvi del gruppo agonistico 2, che sarà il prossimo ad esibirsi qui, e lo farà sulle note del gruppo Kumman. Sono tutte atlete che si stanno preparando al campionato di singolo per la stagione 2022 e quindi vogliamo fare loro un grandissimo applauso, perché insomma speriamo che si confermino ancora meglio dell'anno scorso. Applauso a loro, al gruppo agonistico 2! Ta-da! Rock, rock, rocking around, rock, rock. Riding around, rock, rock, riding around, rock, rock, riding around. Oggi lo sa, che festa è Natale intorno a te. Riding around, vieni e vedrai che gioia sarà festeggiarlo insieme a noi. Riding around, al buon amore, dove leggiamo la slitta c'è da te. Porta regali e curiosità, ascoltare i coni tuoi. Lascia il
possiamo lanciare almeno, se non li possiamo dare a lanciare sì almeno, no? È già un passo avanti, già un passo avanti, grazie all'Agonistico 2. Allora, adesso invece questi sono i nostri tre gruppi dell'artistico, atleti dai 5 ai 15 anni, che davvero con tantissimo entusiasmo e tanta passione loro si allenano, e alcuni di loro hanno partecipato anche alle prime gare raggiungendo dei buonissimi risultati. E questa sera ci presentano una coreografia intitolata I cristalli di ghiaccio. E allora adesso io voglio farvi calare proprio nell'atmosfera di quello che è il prossimo numero che andranno a presentare i ragazzi del gruppo artistico. Come i fiocchi di neve e di ghiaccio scendono e volteggiano leggeri nell'aria fino a posarsi dolcemente sui tetti, lasciandoci incantati, così i nostri ragazzi vi rapiranno con la loro grazia e spensieratezza. Ecco a voi il gruppo artistico!
precisamente una favola, i fiocchi di neve dell'artistico. Voi guardate sempre il pubblico della bene. Oh, ma quanto belli siete! Ma guarda che dei costumi meravigliosi, ma dai applauso ai costumi, bellissimi! Guarda che belli che sono, tutti illuminati! Ciao! Adesso, come sempre, anche in questo caso vi togliete i pattini, perché vi chiediamo di raggiungere naturalmente i vostri genitori sugli spalti, che così naturalmente noi liberiamo un po' dietro le quinte, altrimenti non riusciamo naturalmente a gestire il tutto. Quindi grazie per la vostra esibizione. L'applauso forte del pubblico! Sì, grazie, sono soddisfazione. Allora, adesso, mentre il piscato sempre nel caminetto meraviglioso, io vi voglio dire che è arrivato il momento di un quartetto, un bel quartetto, eh sì, è Quartetto Project, ed è di nuova formazione, e qua c'è una collaborazione con la società di Montecco Precalcino insieme all'Arena San Drigo e allo Skating Club di Zanè. Loro si chiamano Chiara, Sofia, Giorgia e Giulia, alle quali vanno un applauso di quelli che così le carichiamo, e loro sulla rete delle quinte aspettano, anzi sono già fuori qua che mi guardano male. E si stanno preparando con molta costanza per presentarsi al massimo delle loro capacità nella categoria, perché a marzo 2022 insomma ci sarà una prova importante per loro. Questa sera si esibiranno per voi sulle note di Barbara Pravi con il brano Voilà, a voi il Quartetto Project. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demain. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette vie aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Volete fare una dichiarazione ufficiale? Brave ste ragazze, un applauso, dai, forza per il mare!
marzo 2022, vi vogliamo al massimo, come sempre, siete bravissime. Adesso è arrivato il momento del gruppo preagonistico, che le cose si fanno dolci, e sì, siamo anche a Natale, e il gruppo preagonistico ci sa davvero fare in questo. Io sono anche molto curioso, devo dire, di quello che accadrà adesso nel prossimo numero. Allora, non vi dice niente la famosa frase Ambrogio? Chi è che se la ricorda? Ambrogio non è proprio, non è proprio fame, no? La ricordate o no? Sì, sì, allora c'è qualche attempato come me, voglio dire, lassù. Ambrogio, vorrei qualcosa di dolce, o più o meno insomma facevo così. Lascio immaginare a voi cosa saranno, insomma, questi ragazzi. Ecco, avete già immaginato, sono cose dolci da assaporare, insomma, brillano, sono d'oro, si smangiucchiano, e allora il gruppo preagonistico spirà per voi in queste note dolcissime. Prego. Oggi ho detto di non mangiare la cioccolata, e sono arrivato e mangiano, invece
Bene, io direi che ringraziamo il gruppo preagonistico, che salutiamo con la bocca piena e se ne va dietro le quinte a riposarsi dopo l'esibizione. Ciao, grazie ai nostri Ferrero Rocher, giusto per non fare pubblicità, ecco, va bene. Adesso è arrivato il momento invece di un altro quartetto, che è il quartetto Fall Project. Quest'anno è stato proprio una sorpresa, una sorpresona. Allora, primi al campionato regionale AICS, terzi al campionato regionale FISR, ottavi al campionato italiano FISP, secondi al trofeo Trophy Internazionale di Riccione, primi al campionato italiano AICS svoltosi a Firenze lo scorso mese di novembre. Grande applauso per i risultati pazzeschi, pazzeschi di questo quartetto. Questa sera si esibiranno su delle notte a sorpresa, vogliamo davvero farci stupire da voi. Adesso, signore e signori, quartetto Four Project. Il quartetto,
perché è giusto che si prendano il loro applauso insieme naturalmente a tutto quanto il gruppo del quartetto. Chi manca? Ah, eccola, va bene. Un grande applauso, però abbiamo la più entry, Andrea. Capito? Andrea che... Come va, Andrea? Come va? È una domanda facile. Bene, bene, grazie. Ma sei limitato come i panettoni, tu. Ma che roba? Ma che roba, vabbè, che imbarazzo, vabbè, dai. Ok, un grande applauso al quartetto, ragazzi, ha fatto un lavoro eccezionale. Bravo Andrea, bravi ragazze, complimenti ancora per i vostri risultati. Ancora di più, noi siamo mica soddisfatti, ancora noi vogliamo ancora di più, mi raccomando. Quindi mettetecela tutta, siete l'orgoglio della società. Bravissimi, grazie. Applauso forte, con l'urlo. Vai, vai, che bello. Allora, adesso, ciao, adesso abbiamo il gruppo agonistico 3 che arriverà sulla pista, il gruppo agonistico che è composto da atleti di singolo, hanno appena ottenuto ottimi risultati nella scorsa stagione e anche al recente campionato dei giochi invernali. Questa sera si esibiranno presentando i tanto desiderati doni di Natale e si scopriranno magnifici personaggi dei cartoni animati, quindi insomma è arrivato il momento di cantare, ballare, divertirsi per quelli che hanno insomma una certa, tornare sicuramente decisamente bambini, il gruppo agonistico 3. Applauso fatto bene. Ci siamo. Thank you.
l'abbiamo già scartato in anticipo noi, perché non vedevamo l'ora di vedere che cosa c'era dentro. Grazie al gruppo agonistico 3, grazie. Vedi che poi pian pianino sono privati. Allora, abbiamo, come in tutti gli spettacoli che si rispettino, un fuori programma. Ah, ah, dai, che bello. Io vorrei invitare due ospiti con me, a due ospiti importanti che voglio che siano con me proprio qua sulla pista. E allora, uno si chiama Andrea Fabris, ecco. Sì, sì, devi uscire, Andrea, devi uscire, non te lo dico. Andrea Fabris e Nicole Bruno, ecco, Andrea Fabris e Nicole Bruno, ecco, dovete uscire, entrambi, ecco, entrambi, vediamo un po', ecco, con calma però, non è che adesso... Ecco, dovete uscire, qui Andrea Fabris, e i due avevate capito, qui Andrea Fabris, e poi c'è anche Nicole Bruno. Guadagniamo intanto, voglio dire, il centro della pista, perché no, perché no, perché no, perché no. Dov'è Nicole? I don't know, vabbè, recuperiamo, ecco, ciao Nicole. Guadagnate il centro della pista, perché tutti quanti insieme, così, insieme adesso canteremo una canzone che è molto semplice, io la intono e voi continuerete e capirete perché loro sono qua. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a Andrea Nicole. Una volta si chiamavano insegnanti e sono coach. Fila, tanti auguri coach. Tanti auguri Andrea. Grazie. Ok, comunque la più bella era la metrica della canzone. Tanti auguri Andrea Nicole, tanti auguri a voi, tanti auguri. Scartate qua, scartate fuori, scartate qua, scartate fuori, scartate fuori. Poi di Poi diteci, insomma, che cosa c'era dentro, che noi siamo un po' curiosi. Allora, applauso, perché così il presentatore rimette in sesto la cartellina. Bravi. Allora, è arrivato il momento di una coppia artistico. Ah, beh, urlo libero. Allora, coppia artistico, si chiamano, lo sapete ormai, insomma, eccoli qua. Andrea Di Punzio e Anna Sartori, belli pronti, e mai e belli che e bravi. Allora, questa coppia artistico che conosco anch'io, insomma, da diversi anni, veramente meravigliosa. Anna e Andrea, dopo molti sacrifici di stadio, sono stati convocati al primo raduno della nazionale, visione per il futuro in nazionale, capito? Nazionale, applauso, nazionale. I tecnici Cristina Pelli e Patrick Berenucci, simboli del pattinaggio di coppia, hanno scelto proprio di seguire insieme l'allenatore Andrea Fabris e ottenere questo sogno tanto desiderato. Quindi avete capito, grandi nomi, grandi personaggi interessati naturalmente a questa coppia favolosa. Quest'anno si sono riconfermati i campionati regionali e questa sera si esibiranno per voi sulla splendida voce di Marco Mengoni. Anna e Andrea! Thank you.
su di te, io sono il tuo guerriero. Ragazzi, ma che spettacolo, siete sempre più bravi ogni volta che vi vedo e ogni anno che io torno qua. Restate qua in pista e cadevi il mega applauso con l'uno a sti ragazzi pazzeschi, pazzeschi. Ma che devo dire a voi, che quando io presentavo voi eravate piccoli così, penso di quanto sono invecchiato in questo palazzetto, però non si direbbe. Grazie ragazzi, siete spettacolari, grazie per quello che fate, grazie per il vostro talento pazzesco, grazie Andrea Di Puzio, Anna Sartori. E salutano gli amici a casa anche, lo streaming sta facendo famiglie a casa, sono tutti lì che vi ammirano e che vi guardano. Adesso siamo pronti per il prossimo gruppo che io vi voglio presentare. Non so neanche se voglio presentarlo adesso. Sì, va bene, ma scusi, ma chi è lei? Babbo Natale? Che fa? Babbo? No, lei cioè viene qua così a sbaffo così ed entra, signor Babbo Natale, scusi, ma che sta facendo? Che fa? Scusi. Tanto non può arrivare. Ciao, vabbè, salutate Babbo Natale, però non è oggi il 25 di dicembre, cioè lei deve arrivare di notte al 25 dicembre e poi. Però intanto mi stia lontano perché io non ho ancora controllato il Green Pass e in quanto responsabile della sicurezza della pista io glielo devo controllare, non è che lei viene qua adesso così, sì, lei arriva dalla Lapponia, chissà che Green Pass c'ha lei, scusi, faccia controllare un poco, mi faccia vedere. Bolzano Sud. Bolzano Sud, si sente soprattutto dall'accento che è di Bolzano Sud? No, non è valido, mi scusi, non è valido. Come ha fatto, scusa, perché è valido? Come ha fatto lei avere cioè, il Green Pass da Bolzano, da Lapponia? Io e la Befana siamo andati al centro tamponi qua a Chieti. Sì? Io la chiuderei qui, questo siparietto lo chiuderei qui, è giusto? Ma che Babbo Natale? Ma è lei quello vero, è quello ufficiale, cioè quello che arriva qua con le renne. Era Montecchio Precalcino, sì, questo è Montecchio Precalcino. Lei è un gran bellino, è un italiano, l'ha imparato dove l'italiano? Sempre Bolzano Sud. Era Bolzano Sud, ma veramente ma l'avrei proprio detto. Sono bambini qua. E direi di sì, sulle mani i bambini, anche se sia sulle mani i bambini. Quelli che si sentono bambini sulle mani lo stesso? Guarda qua, è pieno. Qua c'è Babbo Natale vero. Allora, mi dica, quindi, che è già qua lei in previsione del 25? Certo. E quindi cioè, ha già preparato tutto, le renne, le cose? No, le renne sono fatte. Ah, parcheggiate fuori, sì, questo freddo, beh, giustamente ci vivono nel freddo. Vabbè, salutiamo Babbo Natale! Grazie signor Babbo. Allora, può ritornare dopo? A che ora? Non lo so, faccio vedere il Rolex. Scusi, Babbo Natale, sì. Il regalo della Befana. Sì, buonanotte, grazie per il regalo della Befana. Vabbè. Grazie a Babbo Natale con Rolex. Vedi farsi che fa un. Sì, mi dica. Dopo. No, secondo me lei deve tornare perché questo è uno spettacolo di Natale, lei non può mica, voglio dire, no. Lei faccia un giro con le renne intanto, mi passi anche per il centro di Montecchio Precalcino, vado un po' a visitare anche i bambini lì, no? E poi lei torna qua con tutta la sua magnificenza e la sua parlantina da Bolzano Sud, capito? E porterà qualcosa, immagina che può venire qua a mani vuote. I regali per tutti i bambini, no? Davvero? Quanti erano? Tutti dovevate fare, facciamo. Grazie a Babbo Natale da Bolzano Sud, pensa te, voglio dire che Babbo Natale ci abbiamo, no, però si vocifera dietro le quinte che sia l'originale, io ci credo, insomma, io ci credo. Allora, adesso è il momento, ancora,
Senta, signor Barbara, io devo presentare le cose, non è che lei può continuare ad uscire. Lei vada in centro un attimo, giri a destra e poi prosegua con le renne. Vada a vedere se hanno mangiato le renne, signor Babbo Natale, che poi voglio dire così mi si smagano troppo le renne e non va bene. Dia un po' di panettone e mi saluti con Befana, va bene? Però dica che deve venire il 6 gennaio. Scusi, perché qua non c'hanno le idee chiare il Babbo Natale. Allora, è ancora qua? No, posso andare, va bene. C'è il gruppo Forever Young e qua deve venire giù proprio il parasporto, cioè capito? Forever Young, cioè quelli che si sentono giovani, sempre giovani, siete giovani, perché voglio dire, cioè, siete giovanissimi e ci mancherebbe altro. Allora, presenta Winter Queens, le regine dell'inverno, dal freddo di un bianco Natale un velo bianco di neve si posa sulle case. Nella notte a brillare arrivano delicate le magiche e splendenti regine delle nevi. Forever Young sono le Winter Queens. Insieme, vi racconto un po' la loro storia dalla scorsa stagione e ha già ottenuto ottimi risultati nelle competizioni di interesse regionale e anche di interesse nazionale.
In particolar modo si sono classificate al secondo posto al campionato nazionale AICS che si è svolto lo scorso novembre. Questa sera la nuova formazione vi presenta un'anteprima della nuova coreografia di gara. Allora, le musiche sono di Hans Zimmer, vi presento con questa novità il gruppo Project Junior. Thank you.
Project Junior, grande grande applauso per questa bella lunga esibizione davvero molto impegnativa che avete fatto, che ci avete regalato a noi e a tutto il pubblico. Grazie davvero ragazzi per quello che avete preparato per questa nostra serata, il nostro galà di Natale. Grazie. Grazie. Ah, che bello quando mi dicono prendi tempo che così posso chiacchierare finché voglio. Ah, che bello, che bello. Preparati i regali di Natale? Insomma, è dura la vita quest'anno, vero? Dai, però abbiamo delle soddisfazioni e possiamo pagare la bolletta della luce e la bolletta del gas, vero? Che bello, vero? Che bel regalo, che bel regalo, che bel regalo. Va bene. Allora, salutiamo, fate l'applauso agli amici in streaming, così sentono che voi fate l'applauso, no? E così facciamo anche la figura, se no voglio dire che facciamo. Ah no! Ma Babbo Natale, ho spiegato che lei deve arrivare il 25 oppure faccia solo una comparsata e la faccia alla fine dell'appuntamento. Per quale motivo? Mi dica, venga qua, dai Babbo Natale, mi dica. Ma vuole i pacchi li porta o se li ruba? Cioè, cosa sta facendo? Io non ho capito. Se li ruba? No, va. Però poi li riporti, dai, io una controllata, vedo un po' se va bene, se è giusto per il bambino quello che ha scelto e poi mi ritorna a fine serata, va bene signor Babbo Natale? Grazie a Babbo Natale, grazie a Babbo Natale, va bene, va bene. Che dura questo Babbo Natale ragazzi, che dura la vita, va bene. Adesso questa squadra la conosco molto bene e troviamo anche nuove atlete che abbiamo modo di conoscere e li conosceremo anche più tardi proprio nel dettaglio. Allora, questi atleti hanno gareggiato ottenendo molti risultati su podi al campionato regionale con ben 2 primi posti e 3 secondi posti. Applauso al campionato italiano, hanno anche ottenuto ottimi risultati con medaglie d'argento e di bronzo. Questa sera si esibiranno con delle belle note sempre a sorpresa dedicate a questo Natale. Gustatevi le abilità del gruppo agonistico 1. Thank you.
Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a questi ragazzi che sono davvero, sapete, come attenti, talentuosi, sono bravi, prendono le medaglie, hanno un futuro davanti pazzesco. Un grande applauso a questi ragazzi incredibili, incredibili. Agonistico 1, grazie per questo bellissimo momento ancora che ci avete fatto vivere su questa pista. Grazie ragazzi. Ah, ma intanto adesso ci avviciniamo a quello che è il finale di questa nostra serata insieme. Posso dire, oh, ce l'abbiamo messa tutta e ce l'abbiamo fatta, è vero o no? Ce l'abbiamo fatta, davvero, a scanso di equivoci, le cose, la pandemia, mi guardi ancora, le ho detto che sì, ma dopo lei deve arrivare, dopo, lei deve far fare, scusi Santa Claus, quindi, non è che... Però, visto che prima avevamo avuto un po' di confidenza, no? Salutate Santa Claus, che poi lui va nei camini, scende giù, ma non è che verrà a portare quella cosetta che io avevo, cioè anche per noi adulti, non è che si può portare quella loro, non è che si può avere, no, non è che si può, come si può, vabbè. Grazie, alla prossima, grazie infinite, alla prossima. Io ci ho provato, però un gentino ho chiesto delle cose, invece, no, mi pare insomma, che Babbo Natale, insomma, voglia portare i doni solo ai bambini. Allora, nel frattempo indietreggia il presentatore e va a sentire dietro le quinte, sono pronti quelli naturalmente che devono fare il finale. Allora, vediamo un po', come siamo? Siamo già prontissimi, appunto, siamo pronti, benissimo, siamo pronti. Allora, signore e signori, con questa bellissima, straordinaria scenografia, davvero aveva ragione l'assessore Gasparotto che ogni anno si superano per la bellezza di quello che si crea all'interno di questo palasport, insomma, abbiamo sudato 2 anni per riottenerlo e siamo qui stasera a vivere, ancora, che mi dica, che cosa vuole, che c'è? Mi dica, la Befana, che c'è adesso? Ah, sì, che c'è, sì. Va bene, ok. Va bene? D'accordo. Qua non capiamo. Signore, lei la deve smettere di rubare i pacchi, ha capito? La deve smettere di rubare i pacchi. Adesso abbiamo, prima del finalone, il gruppo di visione nazionale. Ok, il gruppo di visione. Abbiamo una clap esperta, abbiamo una clap esperta, fate la clap, 1, 2, 3, guardate voi, solo voi, solo uno, solo la mia destra, solo di là, solo sotto, però sotto urlano, capito? Ah, sotto urlano. Salve, siete il gruppo di visione nazionale? Salve, è un grandissimo piacere conoscervi. Va bene, e allora questa sera raccontatemi un po', che cosa ci... Oh, bello, quando arrivo col microfono c'è, vedi, la morte, cioè, oh no! Allora, dite, raccontatemi un po'. Scelgo una a caso, la prima, che si chiama? Chiara. Se dovessi raccontare così, 30 secondi, questo gruppo, tu come lo faresti? Beh, è un gruppo
Stiamo facendo un lavoro enorme tutti e siamo molto unite, anche se appunto battiamo tutte insieme da poco, e spero di dare tanta soddisfazione al nostro cuore e a tutti noi per prima. Stata bravissima! Non voglio più finire questa cosa, ne sceglierò un'altra, l'ultima. Ho deciso. No, ho deciso che sarai tu la prossima. Vieni qua da zio, vieni qua, come ti chiami? Arianna. Allora, Arianna, adesso tu devi raccontare in 30 secondi, invece. No, è facile, tranquillo, non è che dobbiamo fare interrogazione a scuola. No, ti chiedo, qual è quel numero che presentate stasera? Me lo puoi raccontare in 30 secondi? È roba tua, non è roba mia, scusa, è facile, è una domanda facile questa, Siete un po' particolare, vuoi scegliere qualcun'altra? Facciamo uno switch? Vogliamo switchare? Qualcuno vuol farlo al posto suo? Fai tu? Deciso. Boh. 1, 2, 3, vai. L'atmosfera natalizia. Contiamola un po'. Perché un'atmosfera natalizia? Perché? Facciamo luce come la notte natalizia, le luci natalizie. Però ci sarà una surprise. Ah, che ovviamente non svegliamo, se no che surprise è. Allora, ritorno in posizione, gruppo di visione nazionale! Thank you.
non fa nomi in intervista adesso, giuro, giuro. Buonasera, buonasera, buonasera. Anche un saluto agli amici a casa, là, sulla telecamera, dai, mandateli i bacini, fate delle cose. Righe, però, brave, brave, grazie. Fate anche un saluto al fotografo qua, una cosa col fotografo, tipo ciao, tipo faccio un po' da selfie, faccia da selfie, dai, faccia da selfie. Faccia da selfie, 1, 2, 3. Questa è una bomba, faccia da selfie comunque, vero o no? Faccia da selfie. Io direi vi ringraziamo perché adesso tornate in pista, perché vi risalutiamo per il finalone. Grazie Divisione Nazionale, grazie. Ah, adesso c'è un finale allora, ah sì, c'è il finale. Allora vediamo un po', adesso ci organizziamo per il finale, d'accordo? Io direi che adesso cosa? Li volete vedere tutti insieme o ve li spalmo un po' alla volta? Come volete che li mandiamo un po' alla volta o tutti insieme? Non so, dimmi voi, io faccio quello che vuole il pubblico, anche perché il pubblico è sovrano. Sento un po' di fermento da questa parte, allora il presentatore però piano si sposta affinché naturalmente possa vedere un po' che cosa sta succedendo qui dietro le quinte. Sento un sacco di gente che sta parlando. Che cosa sta succedendo qui dietro? E allora, tutto bene, mi raccomando, ciao, tutto bene, abbiamo un po' anche, guardate le cose, che belle, quando è che uscite voi? Adesso, dopo, io non so come uscite, dove ragazzi, vediamo un po', ci organizziamo così, work in progress stasera, work in progress. Allora, vediamo un po', vediamo se sono pronti, allora io do il là al gran finalone, vediamo un po', stiamo sistemando il tutto, con grandissima calma, il presentatore mette giù la cartellina e va a fare una ciaccolata. Le mamme sono soddisfatte, questa è la roba importante, sì o no? Siete soddisfatte? Non ce la fate più con la mascherina, lo so, è un problema, però dai, teniamo duro, visto che voglio dire, siamo riusciti ad organizzare una serata. Non ci credevo, ma alla fine siamo arrivati qua. Credetemi che è un miracolo che lunedì non si sarebbe potuto fare. Quindi è davvero una cosa magica che è avvenuta. Ciao Franci, come va? Ci stiamo organizzando dietro le quinte, così io sono qua che ciaccolo un po' col pubblico. Sono così, in realtà sono qua solo per farmi inquadrare da vicino, che non è una bella cosa. Quindi io direi di allontanarmi, che non è una bella cosa. Mai di profilo, mi raccomando, non inquadrarmi di profilo, anche il fotografo, non fammi mica le foto di profilo, mi raccomando, anzi prendi quello migliore che è questo, che noterete che è molta differenza rispetto a questo, giusto? Cioè è tutta una, vero? Tutta un'altra roba, cioè infatti di solito lo faccio da qua, no? O è meglio questo, fotografo è meglio questo o meglio questo come profilo? Di qua? Così, è così, forse è meglio da, il fotografo è un po' bastardo però, è vero, il fotografo è un po' così, va bene. Chi è che l'ha fatta sta scenografia? Papà? I papà? Gli zii? I parenti? Il falegname? Le mamme? Pure quella! Cioè, ma i papà cosa hanno fatto? Ha appeso, cioè le mamme hanno fatto i vestiti, cuciono, me li vedo lì con la fresa, no, a fare le sagome di Babbo Natale, i chiodi, le cose, poi i papà sulla scala, no, aspetta amore, aspetta un attimo, passami il chiodo, va bene, cioè un lavoraccio, un applauso alle mamme, un lavoraccio. Vabbè dai, sentiamo l'applauso fatto da loro stessi, cioè i papà che si fanno l'applauso da solo, sentite un po'? Bravi! E di solito noi maschi siamo più timidi a autocelebrarci. Proviamo le donne? Proviamo gli uomini? Gli indecisi? Qualcuno c'era l'indeciso, vabbè. Sempre gli indecisi in giro. Vabbè, allora, continuiamo con il finale. Sento che ci sono
Sento che ci sono delle vibrazioni positive, delle vibrazioni buone. Guarda che devo spuntare io da qua. Sì, siamo quasi. Ho un cerchio alla testa. Un attimo, Vabbè, dai, perdonateci, ma queste sono naturalmente, no, le cose che possono accadere quando naturalmente si organizza una serata così difficile come la stiamo facendo noi in questo momento. Non c'era mai capitato, lo stiamo facendo con tantissimo amore e con tantissima voglia di ripartire. Insomma, ci abbiamo messo il nostro, abbiamo fatto questo piccolo pezzettino, anzi siamo riusciti con un pattino a fare un pezzettino di strada e siamo davvero contenti per quello che è avvenuto qui questa sera. E davvero ringrazio i ragazzi che sono stati eccezionali davvero in quello che hanno fatto stasera nel nostro appuntamento, d'accordo? Allora, guarda, mi hanno passato la velina, e quando passo la velina vuol dire che, fatemi fare una cosa bella, il grande applauso per il gran finale in arrivo! Sì! Il primo è ad entrare il gruppo Forever! Adesso immagino si posizionino. Applauso più forte, forever young. I want to be forever young. Grazie. E andiamo con l'agonistico 2. Sempre applauso. Questo c'ho. Avelina me l'hanno passata e io c'ho l'agonistico 2. Adesso. È sempre colpa del presentatore, no? Non ci sto, scusa. Ma come siete bellissime! Ciao Laura! E adesso l'agonistico 1! Il quartetto Project! Sorpresa. E io mi chiedo chi ci sarà dopo che dovrà arrivare qui sulla pista. Naturalmente chi ci sarà? Ecco, chi dirà Avelina, d'accordo? Ecco qua. Allora, il quartetto Project l'abbiamo annunciato. Adesso c'è il preagonistico. Ferrero Rocher. Ne avete avanzati di quelli veri? Se il presentatore c'ha un po' di anzi, c'ha delle fame e voglia di qualcosa di buono. Bene, adesso invece voglio invitare l'agonistico 3. Sulle note di Last Christmas di Wham Project Junior. Io mi sono messo qua, va bene qua, o magari di qualcun altro. Io mi sono messo qua, va bene. Ah, vabbè, guarda qua, va bene, accetto, dai. E adesso il gruppo Divisione Nazionale. Gioia, il gruppo Primi Passi. Ah,
E adesso il gruppo artistico! Aspetta che ci abbiamo ancora le lucine che stanno entrando. Dov'è l'artistico? Ah, questo è l'artistico. No, grazie, che ogni tanto sai mi perdo. E siete in tanti e mi perdo. Dai, alziamo un po' il volume, parliamo un pochino, noi che possiamo in pista, dai. Ah, guarda gli angiolettini, eccoli. I primi passi. Mi piace per l'artistico e là sono i primi passi. E certo. Questo mi sa che è un Feliz Navidad, un attimo, eh? Prospero anno di felicidad. Feliz Navidad. Si può alzare il volume, io voglio il volume più alto. Feliz Navidad. E adesso felicidad. Intanto vedo che stanno entrando naturalmente. Ah, con tanto di balletto, signore. Gli omaggi. Posso già chiedere l'intervento naturalmente degli allenatori di Marica Traforetti, qualora voi vorreste uscire, facciamo la presentazione anche degli allenatori. Marica Traforetti, la presidente, signori, eccola qua. Allora, presto, è doveroso che tu mi saluti gli allenatori, perché insomma io voglio che lo faccia tu perché sei il capo. E allora lascio fare il capo, dai. Vorrei salutare, anzi chiamare in pista tutti gli allenatori, quindi Barbara, Sara, Nicole, Chiara, Giulia, Andrea, Laura. Ho un super staff. Volevo ringraziare poi tutti i genitori che ci hanno aiutati con gli allestimenti, il direttivo. Abbiamo detto e abbiamo dato molto questa sera, insomma, il fatto di energie, in termini naturalmente di grande gioia che abbiamo voluto, speriamo e abbiamo saputo regalarvi. Siamo riusciti a darvi un paio d'ore dove avete un po' liberato la testa da tutto il resto. Ce l'abbiamo fatta, sì o no? Ce l'abbiamo fatta? Ah, questo volevamo. Arriva giù un po' subito e ti do il microfono per così fai un saluto. No, allora tu dimmi tutto. Con il microfono sì, no? No, vabbè, dimmi tutto, cosa vuol dire? Dimmi. Ah, ecco, vabbè, allora. Non può finire una serata intanto senza una sorpresa. Ne abbiamo ancora due o tre comunque di sorprese, mica finita qua. Allora, Marica Traforetti, tu sei la persona adesso, ecco, protagonista di questo momento. Te lo devo dire, è una cosa semplice, devi solo accettare questo presente. Allora, volevamo ringraziare soprattutto Marica, perché se questo spettacolo è riuscito così bene, sicuramente è merito di Marica, che ci ha sempre incoraggiati e aiutati, perché non avete idea di cosa c'è dentro uno spettacolo di genere. Il lavoro in pista che facciamo noi allenatori è la minima parte della nostra passione, che facciamo comunque tutti i mesi dell'anno, ma tutto quello che c'è dietro a questo spettacolo è tutto merito della nostra presidente. Grazie Marica. Insomma, davvero ti amano, la gente ti ama, grazie Marica, grazie davvero.
Allora, abbiamo le altre tempe, ma che prima non avevamo nessuna scusa, non c'era qualcuno che rubava i pacchi e poi doveva tornare. Allora lo devo, cioè vedi, prima entrava senza che io lo chiamassi, adesso fa il prezioso, prova a prova, sa, c'è nessuno, mi si sente, adesso invece mi tocca chiamarlo. Vabbè, allora lo faremo come nelle migliori tradizioni. Non scende dal camino, ma arriva da dietro le quinte, ladies and gentlemen, in anteprima, proprio prima, sì. Ah, lo chiamano loro, allora. Riprovate, 1, 2, 3. Dai, l'ultima. Babbo Natale è arrivato! È arrivato! Babbo Natale, quello vero, pensate un po'. Ci siamo rovinati con gli assegni, li abbiamo inviati in Lapponia, le cose. Ti è portato i regali? Per chi? Per i bambini, va bene, ma io invece speravo almeno una carriera di una roba, no, niente. Allora, caro Babbo Natale, prego, lei si... tranquillo, si sfoghi serenamente, faccia come deve fare, saluti il pubblico, lei è il protagonista di questa serata, insomma, si faccia notare, sta lanciando i tamponi, vedi, sta lanciando i tamponi, guarda, se non è che siamo le galline però, non è che siamo le galline, cioè allora fatti, cioè è presente quando dai il cibo alle galline? Però per amarti, cioè io chiedo aiuto, cioè speriamo che nella nuova generazione ci siano, voglio dire, cioè questa è una mangiata di bambini, comunque io non l'ho mai visto, cioè, se ne Babbo non andrà, cioè, ragazzi non sono caramelle gommose, non sono non sono sassate, ma questo è matto, ma sentite che roba, vabbè ragazzi, ho sudato 7 camicie lo sto Babbo Natale qua. Mannaggia, speriamo meglio della Befana, perché se partiamo col Babbo Natale così, la Befana è ancora peggio. Ma sono finite, spero, le ah, no! Qualcuno è stato colpito? No? Mamma mia, io ho tremato per un attimo questo Babbo Natale, me ne ha combinate di tutti i colori. Va bene, io intanto... ci avviamo alla conclusione di quella che è la nostra serata. Fate un applauso agli atleti, uno dai, perché quando ci ricapita non lo so. Quindi sfogliamoci adesso che poi non si sa. Quindi applauso agli atleti, agli allenatori, al Babbo Natale più che io abbia mai visto. Non è venuta neanche la parola, neanche la parola è venuta. Ma guardate, più bel Babbo Natale che abbia mai visto. Marika, auguro davvero insieme a te, dai, visto che ci avviamo alla conclusione, scusa, passo di qua, come ha detto anche Gasparotto, l'assessore, speriamo un fantastico 2022, ce l'auguriamo tutti, cerchiamo di passare un Natale bello, insomma, con le nostre famiglie, speriamo in salute, insomma, dai, ce la dobbiamo mettere tutta, insomma, per resistere in questo momento difficile. Abbiamo voluto regalarvi 2 ore di spensieratezza, l'abbiamo fatto, speriamo, ce l'auguriamo nel migliore dei modi, grazie ai vostri figli, ai ragazzi, a tutto lo staff, alla crew che ha lavorato, grazie alle maestranze, grazie a chi ci ha guardato naturalmente da casa tramite lo streaming, grazie Fausto, grazie anche al fotografo Massimo, grazie, abbiamo detto, anche agli operatori che si sono occupati della sicurezza, naturalmente i volontari che sono negli spogliatoi, cambia, fa, metti, briga, fard, no, basta, va, dimmi.
Ah, la foto con Babbo Natale 15 euro. Quindi no, vorrei dirti che ti precino così, ma lasciamo stare. Vabbè, grazie a Babbo Natale. Va bene, abbiamo terminato. Salutiamo il pubblico. Grazie a tutti. Buone feste, buon Natale. Il meglio per voi e per le vostre famiglie. Io sono Franco Di Landello, alla prossima. Ciao a tutti, un bacio. Ciao.